Amiche e amici di Rossini TV, 10 agosto 2022, la notte di San Lorenzo si avvicina, ormai mancano pochi minuti, vedete alle mie spalle che stanno accendendo la grande scritta che poi insomma farà bella mostra di sé, ma che non è l'unico momento di attrazione per questa notte dedicata alle candele e alle stelle naturalmente. Sono 20.000 le lucine che si accenderanno, vento permettendo, già sono state accese parecchie luci e fra un po' andremo a vederle e a inquadrarle. Naturalmente tutto questo succede per l'ottava volta per questa bellissima idea del Comune di Pesaro, che da un paio d'anni si è allargata anche verso Gabicce, verso Gradara, insomma una manifestazione straordinaria, glamour come piace dire al nostro sindaco che intervisteremo più tardi, per la quale si sono mobilitati in tanti e naturalmente anche noi di Rossini TV. Con l'assessore Daniele Vimi in un orario più quasi da supervisione, insomma stanno preparando, stanno sistemando nonostante il vento per questa ottava edizione di una manifestazione che in realtà non si è mai interrotta. Mai, assolutamente, sempre con le giuste caratteristiche, magari di maggiore sobrietà, distanziamenti nei due anni precedenti, quest'anno un ritorno a una maggiore tranquillità, anche se sempre con un po' di cautela. Questo sì è l'orario, secondo me, migliore, intanto perché è quello anche un po' di vicinanza a quelli che stanno terminando il lavoro, a cui dobbiamo molta gratitudine, perché anche quest'anno oltre 30 persone, più anche i bagnini che mettono una candela ogni 10 metri, insomma è un lavoro molto grande. E poi perché è l'ora anche più magica, quella con cui è nata la manifestazione, che si rafforza, cioè l'ora dell'aperitivo, l'ora del tramonto, no? L'ora che dà un po' anche quel connotato quasi unico alla lunghezza di questo lungomare, con tutti i vestiti di bianco, come cerchiamo di fare anche noi ovviamente. E quindi sì, insomma, poi la serata prosegue come sappiamo, con i locali che hanno organizzato le cose, con i balli in Piazzale della Libertà, con la pizzica, con la musica organizzata dai locali e anche con tanta auto-organizzazione delle famiglie, dei turisti che hanno scoperto questa formula e scoprono il piacere di cenare a piedi nudi sulla sabbia, magari nell'acqua, sulla sabbia, che poi è lo spirito di questa manifestazione, sperando di riuscire a vedere anche qualche stella cadente. Ormai abbiamo imparato a conoscerla un po' sempre così la nostra città, però in questo caso per l'evento più glamour dell'estate Pesaro diventa una specie di grande set. Sì, è ancora più bella, ancora più telegenica o fotogenica, insomma come o instagrammabile, come qualcuno dice adesso, da TikTok. Infatti sarà bello vedere un po' anche il racconto social, quello dei pesaresi, anche quello dei turisti, che ne continueranno ad aumentare la celebrità, ma anche diciamo un modo di farsi conoscere, appunto glamour, ma anche soft, come poi credo sia un po' anche il successo non solo di questa manifestazione ma anche dell'approccio turistico alla stella di Pesaro. Con Federico Malaventura, direttore artistico di Candele sotto le stelle, siamo qua con lui, vogliamo sapere qualcosa di più su questa manifestazione. Questa manifestazione coinvolge, diciamo, tutta Pesaro. Come ha detto gli anni passati il nostro sindaco, è l'evento più glamour della Riviera, e con le nostre candele abbiamo tantissime candele che illuminano la serata, illuminano la battigia, arrivano da Pesaro per arrivare fino a Gabicce, Vallugola, Fiorenzuola e Gradara, e illuminano questa notte con questa bellissima luna, purtroppo una notte un po' ventosa, ma fortunatamente siamo riusciti a mantenere l'evento e quindi andare avanti con la data prefissata della notte di San Lorenzo del 10 agosto 2022. Il meccanismo potrebbe sembrare ormai collaudato, per cui potrebbe sembrare che sia tutto facile, no? Dopo 8 anni. In realtà c'è sempre qualcosa di nuovo, c'è sempre qualcosa a cui badare e soprattutto c'è sempre il discorso del meteo che tiene tutti in appressione. Sì. Il meteo purtroppo è colui che comanda, ancora fortunatamente il tempo non lo comandiamo, anche se quest'anno il tempo è buono, ma il vento ci ha fatto e ci fa un po' arrabbiare, ma l'evento comunque si è fatto, non è stato annullato, grazie anche un po' di fortuna che accompagna sempre questa manifestazione siamo riusciti anche a creare questa bellissima scritta di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura.
Quanti sono i volontari che collaborano a questa realizzazione? I volontari che collaborano a questa realizzazione sono una quarantina, tra cui abbiamo la Proloco di Calendelare con i suoi volontari, e la Proloco, diciamo, le associazioni di Novilara, più abbiamo la Ollus, la Gulliver, più tutti i vari volontari e tra questi anche la Protezione Civile che ci dà sempre tutti gli anni una grande mano. Loris Menghi di Pesaro Village, oggi pomeriggio dalle 17 qua per sistemare tutto, un bel lavoro impegnativo, però il risultato è di grande soddisfazione. Moltissima soddisfazione, è stato un po' faticoso, eravamo un po' preoccupati perché la scritta era bella complessa, complicata, mai fatta prima, e quindi il risultato però devo ammettere è eccellente, bravi tutti. Ogni anno Pesaro Village si dà da fare per collaborare e contribuire senza interruzioni, no? Dal primo anno. Esattamente, noi eravamo qui dal primo anno, dalla consegna alle 6-7 del mattino a tutti gli stabilimenti balneari 65, fino alla sera accompagnavamo le bande, adesso accendiamo le candele, noi siamo dove serve, quello che serve noi riusciamo a farlo, che bello. Adesso il vento sta finalmente calando, però c'è stato un momento anche delicato, un po' verso l'imbrunire, che era il momento giusto, sembrava che non volesse calare. Esatto, perché no pioggia, ma purtroppo il vento e il mare ci hanno dato qualche piccola preoccupazione, ma diciamo che la serata si fa e si è fatta comunque con l'aiuto di tutti, e magari abbiamo acceso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte, però alla fine il risultato c'è stato, con un piccolissimo inciampo, però alla fine funziona. Col sindaco Ricci, anche lui ovviamente perfettamente tutto in bianco, è uno dei codici di questa serata, oltre naturalmente alle candele, oltre a questo divertimento, questa serata che va avanti da anni con grande successo. Sì, è una serata magica che caratterizza ormai l'estate pesarese da qualche anno, quest'anno tantissima gente, nonostante il vento, le candele sono un oggetto molto delicato, però abbiamo deciso di confermare la serata perché è una bella serata, si sta bene, il vento diciamo non aiuta, ha reso il lavoro dei volontari della Proloco ancora più impegnativo, della Proloco di Candelara, però davvero una serata molto partecipata, e anche quest'anno 30-40 mila persone si sono riversate sulla battigia, 7 km di spiaggia, in ogni stabilimento balneare che si è organizzato è pieno di gente che mangia, che cena insieme, è una serata molto semplice, dove però la magia delle candele si mescola con la musica, le attività che vengono fatte e anche con la ricerca di qualche stella cadente che diciamo possa essere di buon auspicio per ognuno di noi e complessivamente anche per la nostra città. Una di quelle serate dove la chiamata alla città mette d'accordo un po' tutti. Sì, è una cosa molto semplice, è nata alcuni anni fa quasi per caso, tutti vestiti di bianco. È una festa diciamo molto popolare perché tutti possono partecipare, ognuno si organizza come può e come crede, c'è chi va al ristorante, chi si organizza in spiaggia, chi porta da mangiare da casa, e quindi è una festa davvero per tutti e ormai molto identitaria per la città, e siamo molto contenti perché dopo 2 anni di Covid quest'anno la manifestazione è davvero organizzata al meglio, e nei prossimi anni dovremo fare ancora di più perché verso il 2024 dovremo rendere questa serata una delle chicche della capitale italiana della cultura, quindi nei prossimi anni faremo ancora di più. Con Piergiorgio Pietrelli, io continuo a considerare che sei l'ideatore, è inutile te dimmela come ti pare, però sei l'ideatore di questa manifestazione che sta andando avanti da 8 anni, oggi siamo qua a combattere un po' col vento, però insomma le fiammelle si sono accese lo stesso. La richiesta comunque è partita dal comune, quindi l'idea di venire da Candelara al mare sicuramente è stata la spinta che ci ha portato poi a questo risultato meraviglioso che nessuno si aspettava effettivamente. Però ecco, c'è stato un gran bel lavoro, quindi di ricerca, di trovare come sistemare le candele sull'acqua, perché si pensava inizialmente a del polistirolo legato in modo da non inquinare, perché effettivamente la prima edizione abbiamo avuto degli attacchi sul discorso: ma voi andate a inquinare il mare? Assolutamente no, perché abbiamo cercato di mettere anche il sottovaso per tenere su la candela, e in modo da non disperdere neanche una goccia di cera.
ci siamo riusciti, tant'è vero che insomma sono anni che questa festa si ripete, già anche in questo momento intorno qui in Piazza della Libertà, dove c'è la scritta, quella principale, quella tra l'altro che celebra, la ricordiamo, Pesaro Capitale della Cultura 2024, ci sono direi forse più di un centinaio di persone che fanno foto. Sicuramente l'aspetto spettacolare di questa idea realizzata è uno degli elementi principali. Effettivamente è così, addirittura mi dicono che ci sia anche più gente degli altri anni. Purtroppo sul mare non siamo riusciti a rendere effettivamente quel momento magico con la fiammella che riflette sull'acqua, perché è una cosa unica che solo Pesaro può vantare. Però ecco, purtroppo le onde soprattutto, anche il vento inizialmente, ma soprattutto le onde non permettono ai bastoni, ecco, di rimanere dritti e infilati, e quindi fanno cadere anche la candela. È una sfida che si rinnova per l'anno prossimo. Intanto, invece di guardare il riflesso nell'acqua, guardiamo in alto, perché questa è la notte di San Lorenzo. Effettivamente, ecco, per i più romantici ci vuole anche un po' di buio, ecco, e infatti qui siamo alla palla, e i fari tutti spenti, chissà che non si veda una stella cadente. Con Paolo Costantini, presidente dell'Associazione Pesarese Albergatori, siamo qua a vivere un momento di grande soddisfazione per questa bella riuscita della manifestazione, e vogliamo anche sapere di cosa si è occupato APA. Sì, buonasera, una bella manifestazione, molto riuscita da quello che posso vedere, con tante persone. APA si è occupata questa sera della cena per tutti i lavoratori della manifestazione, anche questa ben riuscita qui al casco di Valentino Rossi. Abbiamo scelto questo posto proprio per dare un tocco in più a questa serata. E bella, al di là del vento, che purtroppo ha dato qualche problema nell'accensione delle candele, credo che tutto stia andando per il meglio. L'osservatorio vostro, dal punto di vista appunto dei turisti, che cosa vi dice? Questa serata viene apprezzata, viene scoperta una volta sul posto, o c'è anche qualcuno che ne ha sentito parlare e magari sceglie questo periodo apposta? Ma noi promuoviamo nei nostri alberghi, promuoviamo questa serata come una delle serate top dell'estate pesarese, anche perché è molto suggestiva e attrae molto i turisti. Già da oggi pomeriggio verso le 6 ho visto già le persone passeggiare e chiedere della serata, quindi è proprio un bel momento. Un'estate che sta andando molto bene comunque. Sì, sta andando bene, un agosto che si presenta bene, queste settimane abbiamo molte presenze, speriamo di poter trascorrere questo mese in serenità e poi vedremo a settembre cosa sarà. Col presidente Pierpaolo Diottalevi la domanda è d'obbligo, diciamo, come è andata? Al netto del vento l'hanno parlato tutti, parliamo del resto. È andato bene perché c'è una partecipazione enorme di persone, io ho visto molti più turisti degli altri anni e quindi è positivo anche su questo lato, deve essere positivo ed è positivo su questo lato. Che poi le candele non si sono accese, vabbè, non è che dipende da noi, perché purtroppo qui siamo al mare, quindi quest'anno non si sono accese, pazienza, lo faremo il prossimo anno, lo faremo meglio, quello non sarà un problema. Però è andata bene perché c'è stata molta partecipazione da parte nostra, di quelli che hanno aiutato ad accendere le candele, e molta partecipazione la vedo tuttora di turisti in giro per Pesaro, quindi molto positivo credo. Credo che come Proloco e come associazione la soddisfazione più grande sia quella di riuscire ogni anno a coinvolgere tanti volontari e soprattutto a coinvolgerli con l'entusiasmo. Ma è un dovere della Proloco è una soddisfazione enorme, perché è un dovere della Proloco fare questo, e quindi quando si raggiunge il risultato di avere tante persone che ti danno una mano, perché basta chiedere e fai delle cose belle, delle cose giuste, delle cose gradevoli per il pubblico che viene a vederle, e la soddisfazione per una Proloco è questa. Mi
La festa continua, ma è arrivato il momento di rifocillarsi per tutti i volontari che vedete qua alle nostre spalle, e sono i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questa 8ª edizione di questa manifestazione che piace così tanto alla città. Tanti partecipanti, ancora andiamo avanti, ci sarà anche un momento musicale, le candele, sì, le candele forse non sono state accese tutte, ma non importa, perché quello che è importante è l'adesione a questo momento d'agosto che così tanto piace ai nostri concittadini, ai turisti e siamo sicuri anche ai telespettatori di Rossini TV. Restate sempre con noi, restate sul canale 80 di Rossini TV.